Maria Grazia Cutuli, Mary Grace, 15 anni dopo. Ogni anniversario, ogni volta che schiudiamo il tuo nome, sembra sia successo ieri. È come se lo sgomento di quel 19 novembre 2001 fosse trattenuto dietro una porta. Basta una fessura, uno spiraglio e il dolore riprende a scorrere. Da 15 anni mi chiedo perché non passi. Perché non passi o non si sciolga almeno un poco? Forse perché eravamo tutti lì, chi più, chi meno, sulla soglia dei nostri primi 40 anni. Un'età bellissima, piena, libera. Ti senti di aspirare ancora ad avere tutto per possibilità, come diceva Guccini nell'Eschimo dei 20 anni. Sarà per avere 15 anni in meno, per avere tutto per possibilità. Restare per sempre a Milano o andare via domani. Restare al Corriere o cercare un giornale con meno gradini e gradi. Comperare un appartamento medio o asserragliarti come in trincea nel palazzo di Ringhiera svuotato dalla ristrutturazione. Lasciarsi andare a un mezzo amore o lottare per quello definitivamente superiore che avrebbe guarito tutti i tentativi sbagliati. Prendersi le ferie per un'altra spedizione africana o prendersi le ferie per andare in spiaggia a Ponza. Fare o non fare figli. Questo per assurdo non ce lo siamo mai chieste, come se ancora molte distanze di terra e di polvere dovessero essere coperte prima di scendere sott'acqua a cercare i nostri desideri, nascosti tra le stelle marine e i tesori di vecchi pirati. Ogni stagione mi chiedo in quale modo onorare il tempo in più che ho avuto rispetto alla gola afghana che ha inghiottito il tuo. Ne ho trovati tre di modi per adesso. Il tuo nome è affidato a nostra figlia come un taccuino aperto su viaggi infiniti. La promessa di tendere sempre la mano alle ragazze che vogliono fare della redazione essere il proprio campo base. E da oggi questi racconti di guerra, esplorazioni spinte là dove la terra brucia sempre, dove sappiamo che ritroveremo il tuo sguardo, incerto e coraggioso.